Eccoci di nuovo, siamo in compagnia dei Gentleman's Agreement. Benvenuti ad Avellino al Mass Fest. Grazie, grazie mille. Allora, voi avete attraversato generi diversi, appunto dal, stile un po' più tropicale al folk. E invece che cos'è che vi ispira ultimamente? Ma per quest'ultimo disco è stato un po' la location, che era l'Anificio 25. È un po' alcune letture e gli ascolti sempre riguardanti un po' la bossa, però un po' più indirizzata verso una bossa un po' più sperimentale, che era quella di Tom Zé, che è un artista brasiliano molto, molto importante per questo disco, perché era uno che ha mischiato molto prima di noi gli strumenti che vedi sul palco, che sono macchine utensili con semplici strumenti da corda o percussivi brasiliani. Ok. Sì. E queste cose poi sono confluite in Apocalypse Town. Sì, e Apocalypse Town è un libro che ha iniziato, insomma, il processo creativo per questo personaggio che fugge da una fabbrica, perché Apocalypse Town è un disco sociologico su il collasso della civiltà urbana, quindi il collasso della forma città, della forma fabbrica, verso un riavvicinamento a uno stile di vita molto più rilassato, molto più moderato, molto più calmo, insomma, quello che poi si avverte anche nelle nuove civiltà contadine che esistono un po' sparse per il mondo, anche in Italia, che noi abbiamo conosciuto in Salento, che sono uno dei poli principali per questo disco. Okay. Attorno al quale il disco ha girato, insomma, il Salento e l'Anificio 25, geograficamente parlando. Ok, e invece per quanto riguarda la realizzazione pratica del disco? Abbiamo fatto tutto quanto con la forma baratto, trovandoci per caso in questo contesto di scambio, perché sempre in Salento abbiamo conosciuto una persona che ci aveva proposto di fare uno scambio falegnameria in cambio di un mese di registrazione nel suo studio, e da lì in poi, insomma, si è creato un circolo virtuoso di scambi così, tra cui anche il secondo è stato con l'Anificio, che mi ha dato una casa e un teatro in cambio del mio lavoro di falegnameria, all'interno del quale poi hanno soffrito tutto il gruppo, insomma, e avevamo questo teatro e questa casa dove poter provinare e scrivere i pezzi per un anno intero. E il nostro scambio, oltre al lavoro che ho dato quotidianamente, è stato anche il concerto, il primissimo concerto a Napoli da loro, che andrò benissimo con tutto quello che quell'Anificio, insomma, sì, è un posto veramente sì, bello. Sì, certo, sì. E poi abbiamo deciso anche di scavalcare un po' con le dinamiche che sono legate alla SIAE, sfanculandole del tutto, che affidandoci alla Creative Commons, in questo caso l'unica etichetta che c'era a Napoli e che è stata anche la prima etichetta in Italia, che è la Subcava Sonora, sì, di persone con la quale voi conoscete bene. Sì, sì. E loro ci hanno dato pieno appoggio, creando un entourage molto, molto forte per un disco difficile per cui lavorare e tenere a bada tutte quante le redini di un processo creativo, che sono dal scrivere le canzoni fino a scegliere la carta per il packaging, insomma, è stata davvero dura. Però il risultato è qualcosa di assolutamente spontaneo e è abbastanza fresco, sì. Quindi siete soddisfatti del vostro sì, lavoro? Sì, caspita. Soddisfatti se sempre, però io sto poi già a fare altro, però per esempio scrivendo con un disco in napoletano, lo scrivo adesso, sì, finalmente anche io. E siccome questo disco in italiano, allora il processo è stato anche molto più naturale, no? Però per quanto riguarda Apocalypse Town abbiamo fatto un sacco di ricerca, dagli strumenti al suono, alla composizione, al gioco di cori, all'inserimento di nuovi strumenti, di nuovi strumentisti, un sacco di cose. E invece, facendo un passo indietro, le vostre canzoni sono state utilizzate anche per uno spettacolo teatrale, giusto? No, abbiamo sfruttato noi lo spettacolo teatrale per... Ah, ok! Diciamo che anche okay. Lì c'è stato un baratto. Okay. Cioè, noi abbiamo sfruttato loro e anche loro hanno saputo abilmente sfruttare... Noi. Nel senso che abbiamo lavorato per Dignità di Autonoma Prostituzione, lavorato come promozione, abbiamo seguito al Teatro Paesiello, a Lecce, all'Ambra di Vianella a Roma e poi due a Serata Albellini, perché era uno spettacolo che la prima volta avevo visto sempre
mi sono sempre visto all'interno in maniera molto positiva, quindi ho detto, cacchio, qualche volta voglio suonarci. E piano piano siamo riusciti, è stato molto bello, solo bisogna anche campare con la musica e anche essere tutelati. In quel caso là la tutela era zero, insomma. Era abbastanza ovvio che prima o poi lo lasciassimo. Però magari è un esperimento. Caspita, bellissimo. Un esperimento che si può rifare. Un esperimento che si può rifare però avendo un po' più di importanza, perché alla fine noi suonavamo la prima fase solo un pezzo sul palco. Era bello, era una pillola di adrenalina. E poi vestiti andavamo in altri club dove ci pagavano, perché il nostro lavoro lì era finito. Poi abbiamo cominciato a suonare anche giù, non so se vi stavano lo spettacolo. All'interno di questa platea dove in pratica non ci sono più i sedili, ma ci sono una sorta di foyer dove lo spettatore sceglie la puttana di turno per farsi monologare in privato, no? E noi suonavamo in tutto il tempo in cui loro sceglievano, che era molto interessante come ambiente e come scenografia. Però suonavamo tanto, a gratis. quindi a un certo punto capisci che anche la forza tua fisica da un po' di giorni può essere temperata anche da un sostegno economico, perché sempre l'affitto lo devi pagare, no? Ah, e quindi come esperienza sarà bellissima. Sarebbe bello ritornare a farla, però ovviamente partecipando a tutte le prove, a tutto, quindi preparandosi anche meglio. Ok. Sì. Ma cioè questa sera farete soltanto i pezzi dell'ultimo anno? Sì, questa sera facciamo soltanto Apocalypse Town, poi se ci gira facciamo anche alcune cose che abbiamo fatto per strada in questi giorni di che sono stati in bus, formazione basket in giro per l'Europa. Okay. Però penso che abbiamo... Carcara? Niente Carcara, no, oggi facciamo Apocalypse Town. Ok. Sì, assolutamente sì. Sì. Va bene, noi fra poco vi ascolteremo, okay. Quindi... Grazie mille. Grazie a voi, al camera boy. Alla luce. Che nel frattempo ti ho fatto una bella lampada. Sì, infatti, ero sì. Biondo prima. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, prego.